Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in un nuovissimo video spesa. Allora, questa volta siamo andati di persona all'S Lunga e poi abbiamo fatto un salto velocissimo da Lidl. Allora, questo video spesa che vi mostreremo fra poco sarà porcelloso e poi vedrete perché. Adesso andiamo a girare l'inquadratura e mia moglie mostra i prodotti che siamo andati ad acquistare. Allora, benvenuti in questo nuovo video spesa porcelloso, perché abbiamo iniziato a comprare qualcosa per il mio compleanno e quindi vedrete, poi tra l'altro c'è una cosa novità e non potevo non prenderla e approfittare appunto per il mio compleanno. Ho preso adesso perché era una limited edition, certe cose, altre cose poi vi spiego. Ma iniziamo dalle cose sane. Allora, della Sofficette il petto di tacchino al forno, questo qua solo 1,5% di grassi, è ottimo, 80 grammi, è fatto così, semplice. Ne ho presi due, uno a me e uno a mio marito. Poi per mio marito invece questo qua, lo sgombro, questo qua, filetti di sgombro, l'olio d'oliva. E questo praticamente, ragazzi, vi faccio vedere per chi se lo fosse perso l'altra volta. Ha praticamente zero carboidrati e zero zucchero, cioè lui può mangiare lo zucchero, infatti nel caffè lui beve lo zucchero, cioè lo usa lo zucchero, però fammi capire, a me sembrava una cosa grassa, invece no, è ricco di omega 3. Poi una bella bustona di insalata mista, questa qua è mista, insomma, c'è un po' di... Allora, invidia, radicchio rosso, invidia scarola e pan di zucchero. E niente, questo qua col pomodoro, il tonno, mangiamo. Poi, questi qua della Biraghi, questi sono sani, ragazzi, per fare tipo la merenda. Sono 6 pezzi, questi qua, 100 grammi in totale. E praticamente, perché a pezzo sono 16,67 grammi, cioè più o meno. E vi faccio vedere che di carboidrati a zero, di zucchero a zero, i grassi sono per 100 grammi, questi qua indicati qui, però appunto uno snack comprende 16 grammi, quindi è veramente ottimo. Io già da un po' che li mangio, mi trovo benissimo e tra l'altro fa molto bene. Poi per mio marito il caffè, questo qua della Kimbo, era in offerta questo ancora, 40 capsule, non mi ricordo il prezzo, questo qua è compatibile per la Nespresso e questo qua dice che è buono, com'è sto caffè? Ecco, Buono questo. bene. Poi passiamo agli detersivi. Detersivo dei piatti, questo qua è Esselunga, niente di che, per lavare i piatti, 1 litro al limone, perché quello all'aceto proprio non gli piace a mio marito. Poi dell'ace ne ho presi due e questi sono veramente ottimi, ve lo consiglio. Questa profumazione non l'avevo mai provata, questa qui alla cos'è questa? Lavanda e oli essenziali. Questo è dell'ace, non è con la candeggina, ma ha comunque l'igienizzante dentro ed ha un ottimo profumo, perlomeno questo qui che è al talco. È veramente buono, talco e muschio bianco. Questo qua lo mettiamo anche nello spray mop, è ottimo, pulisce benissimo, igienizza, ovviamente anche nel secchio col misurino. E quindi uno così, igienizzano, uno così, e questi sono 1 litro, uno così e uno così. Poi della felce azzurra abbiamo preso questo sapone nelle mani, la ricarica, con antibatterico, menta e lime, e ne ho presi praticamente 4 confezioni perché costava veramente poco, tipo 1 euro, e in più aveva i punti fragola. E siccome noi stiamo facendo la raccolta dei i bollini, dei coltelli dell'S Lunga, allora questo qua aveva un sacco di punti, l'ho preso, poi mi serviva anche, e quindi ottimo. Poi della felce azzurra, sono 500 ml a confezione. Poi una confezione di acqua levissima, questa qua piccola da 6, sono le bottigliette che ci portiamo in giro, perché tante volte magari ci viene sete, il bar non è vicino e ce la portiamo da casa, ci troviamo comodi così, avere l'acqua da portare in giro.
Poi abbiamo preso anche 4 confezioni di acqua San Bernardo che è in offerta, anche questa qua era in offerta, adesso è lunga. E quindi abbiamo preso queste qua piccole, e mentre la San Bernardo 4 casse da 1,5 litro, quelle non ve le sto a far vedere perché pesano. Poi le pappe legate abbiamo preso 1, 2, 3 e 4. Erano in offerta, queste qua si sono ammaccate nel trasporto, erano in offerta e costavano 1,89 euro circa a confezione, e queste erano praticamente le ultime rimaste di questo gusto, le altre ce n'erano, si vede che a tutti i gatti piace questo gusto. E niente, abbiamo fatto scorta perché erano in offerta, però hanno già la scorta. Poi, allora, faccio dei surgelati, allora, dell'Estelunga, punte di asparagi. Sono buonissime e fanno anche benissimo queste qua. Sono 2 porzioni, infatti queste qua le mangiamo io e mio marito. E poi ho preso anche una busta di Friarielli a cubetti, che se non vuoi fare tutto il pacco, li porzioni, perché appunto c'è il cubetto. Qua dice che sono 5 porzioni e questo è un 750 grammi. E nulla, sono molto buoni. Stavolta li farò con l'aglio, lo spicchio e il peperoncino, tanto quelli non hanno zuccheri o quant'altro. Poi passiamo alla carne. Allora, abbiamo preso 2 hamburger, questi qua di Esselunga, hamburgeria, ed erano scontati a 3 euro e qualcosa. Sì, assurdo per solo 2 hamburger, comunque vabbè. Erano scontati e questi appunto ci piacciono tanto. Poi una confezione di fettine sottili di vitello. Noi mangiamo una confezione in due ogni volta. Questo qua 1,86 euro. E queste 2,24 euro. Molto buone. Poi abbiamo preso anche le sottilissime di tacchino. Sono sottili, qua ce ne sono 4 fettine, mangiamo 2 fettine a testa, io ci metto sul limone, mio marito le mangia così, 2,45 euro. Poi ragazzi, perché ho consultato proprio la tabella, cos'è? No ragazzi, il kebab 3,99 euro, scontato, e questo qua, allora guardate la tabella, ha di grassi 6,1, cioè è veramente pochissimo. Carboidrati ne ha 2,1, zucchero 0 per 100 grammi e va benissimo, ma questo è un 300 grammi, mangiamo 150 grammi a testa, facciamo metà, lo scaldiamo semplicemente in padella senza metterci condimenti, quant'altro, quindi un nuovo alimento che si va ad aggiungere alla nostra dieta. Come vedete, mangiamo un po' di tutto, variamo. E sperimentiamo appunto le cose che vanno bene. Poi farò anche la prova glicemia, però ottimo, senza nessun condimento. Questo poi non abbiamo mai messo condimento in questo kebab quando facciamo con la piadina. Il condimento, quello che comunque era pesante, era la salsa kebab, che quella è ricca di tutto praticamente: zucchero, carboidrati, grassi e quant'altro. Però così va bene. Scusate se sentite tela sul naso, però devo andare a soffiare. Poi del Lactimel, solito per la colazione, una confezione di questo qui, 0 grassi, 0 zuccheri al cocco e uno alla fragola. Quindi facciamo 3 e 3 perché li beve anche mio marito, fa anche lui colazione adesso e sono ottimi. Tra l'altro erano in offerta. Ah, grazie, mi ha portato il fazzoletto mio marito, aspettate. Poi, allora, ho preso il sedano, questo qua. E questo qua c'è scritto sedano per pinsimonio, perché vedete come è già pulito e tutto, basta solo lavarlo. 1,28 euro. Io però l'ho preso per fare le lenticchie e ho preso anche, siccome non ne consumiamo tanto, cioè io non è che non posso mangiarle, però tra tutte le verdure queste sono quelle che hanno più zucchero, però ogni tanto ci sta. E siccome faccio le lenticchie, le carote ci vanno insieme al sedano. E comunque le carote col sedano nelle lenticchie sono molto buone. E quindi ho preso questa confezioncina proprio da 450 grammi, non da 1 chilo, perché poi andrebbero sprecate. E appunto le metto nelle lenticchie, e che le mangeremo, sono in questi giorni. Poi
ho preso i finocchi, questi qua, due confezioni e poi queste due confezioni. Sì, volevo dire due a confezione, invece vi ho detto due confezioni. Sì, sono due confezioni da due praticamente. Questo qua è 944 grammi e questo è 722 grammi. Non so perché non c'è il prezzo, ma quando ho battuto il prezzo c'era. Non lo so. Credo che magari avevano preparati per qualche spesa, non lo so. Poi le zucchine, queste qui, 1,168 kg, 3,48 euro. Perché quando noi compriamo la vaschettina più piccola, le zucchine più piccole, e le facciamo l'estate, sono veramente poche ragazzi, e quindi prendendo queste, ovviamente non tutte, magari una in più, però almeno viene fuori qualcosa di più sostanzioso, ecco. Poi, ma voi direte, ma dov'è la porcellosità? Aspettate, arriva, arriva. Poi le uova, ragazzi, le uova fanno benissimo, le può mangiare chiunque, le uova. Ovviamente non col condimento, però o le, cioè, bollite, insomma sode, o tipo strapazzate senza condimento. Noi ne mangiamo due. Mio marito ne mangiava due, io ne ho mangiata una, ho provato, ma ovviamente era troppo poco quando ho mangiato solo una. E le farò strapazzate, due a testa, accompagnata agli asparagi, ed è ottimo, comunque qua potete vedere. Veramente c'è, cioè, nulla, l'apporto calorico e quant'altro, e quindi le ho prese. Poi una bella rete di arance, questo qua finalmente, le arance tarocco, perché quelle là non mi piacevano più. Tra l'altro, tre arance da soli si sono ammuffite, eppure le stavo mangiando, ma non mi piaceva proprio il sapore. Queste sono buonissime. E poi le mie amate, amatissime, pere de cana, queste costicchiano, ma sono veramente buone, 4,16 euro, veramente ottime. Poi due confezioni di salviettine igienizzanti con alcol dell'ACE, queste qua avevano i punti, e poi queste ci servono sempre, quindi ne ho prese due confezioni. Queste servono per qualsiasi roba, si igienizza la qualsiasi, oltre che la spesa. E sono veramente comode ormai, mai più senza. Poi della Santa Lucia le ciliegine di mozzarella, ne ho prese due perché erano in offerta e avevano i punti, o erano solo i punti, non mi ricordo. Comunque ragazzi, queste qua, guardate, anche loro carboidrati, cioè non sto più ad annoiarvi veramente, cioè se le prendiamo un motivo c'è. Ne ho prese due appunto perché erano in offerta e perché avevano i punti, o viceversa, comunque una delle due. E quando le mangiamo, noi mangiamo, mio marito ne mangia tipo 6 perché sono anche piccoli, ne mangio 4 o 5 per alternare con la carne, così, o per mettere da contorno insieme magari anche, non so, nell'insalata o quant'altro. Comunque queste qua già mangiate, rimangiate, e vanno bene. Sto dimagrendo con mio marito e la glicemia scende sempre di più. Sono arrivata ad avere 106 di glicemia e sono molto contenta. Ora ragazzi, passiamo a quello che è porcelloso. Allora, dunque, iniziamo i booster, questi qua della Citterio, i vuoi. Anche se vogliamo fare puntigliosi, questi qua di carboidrati hanno 0,5 0,5 per tutta la confezione, perché la confezione è 100 grammi. Però questi li ho presi per fare i salatini al mio compleanno. Siccome erano coi punti, ho detto vabbè, ne approfitto perché sto facendo la raccolta. Tanto questi scadono, ragazzi, il 20 aprile, cioè o il 2 aprile, no, il 2 aprile, quindi ottimo. E li ho presi già adesso, quindi questi qua serviranno per fare i salatini al mio compleanno. Poi ho preso questi bastoncini di salame. Questo per fare aperitivo sempre, e la scadenza dov'è? Vi faccio vedere, comunque l'ho controllata, 29 marzo, va benissimo, e li ho presi appunto perché non saremo solamente noi, quindi va bene. Poi ho preso questo qua per fare le tartine,
questo era in offerta e quindi scade il 14 marzo e quindi le tartine, cioè i panini rotondi, insomma, così. E al mio compleanno, ragazzi, mangio libero perché neanche a San Valentino farò lo sgarro. Quindi ce l'abbiamo fatto l'anniversario, San Valentino non lo faccio perché al mio compleanno lo voglio fare bene. E quindi tanto poi dopo feste in arrivo non ce ne sono più, fino a giugno che è il nostro anniversario di fidanzamento, quindi direi top. E ho preso due confezioni perché erano in offerta. Poi, cioè, guardate qua, American Edition, i Fonzi gusto arachidi, cioè io non ho parole, li ho visti. E ho detto, questi non guardo la tabella perché questi qua sicuramente sono pieni di schifezze. Anche se ragazzi, zuccheri 1,8, vabbè. Però, li ho presi per il compleanno. E siccome era una limited edition, ho detto, prima che non li trovo più, li prendo. Poi, stessa cosa queste. Perché poi, quando è il mio compleanno, le chiacchiere non ci sono più perché è finito carnevale, le chiacchiere non le trovo più. Erano scontate a 4,90 euro, cioè, costicchiano, ma sono anche tante. E queste qua, appunto, saranno per il mio compleanno, per tutti. E poi, no, vabbè, questo non è una facciolosità, però le cose prese da Lidl. Ho preso le noci sgusciate. Così le prendo comodamente, hanno cosa aprichiudi quando no, non ce l'hanno aprichiudi. Sì, ce l'hanno. E quindi queste buonissime, ogni tanto, una o due. E poi ho preso questi perché ovviamente la settimana americana è adesso da Lidl, non li avrei più trovati, quindi ho dovuto prendere uno e uno. Questo con, sono i brownie, questo con le nocciole e questo qua normale col cioccolato. Questi sono qualcosa di, mamma mia, che buono. E questi qua appunto li metterò, non sono già tagliati, sono tipo a torto, sono tagliati, non mi ricordo più. No, sono corto. Vabbè, comunque li tagliuzzo io, ragazzi, e li La servo foto per sul mercato. il mio compleanno e non potevo non prenderli. Bene, ragazzi, questo era tutto. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!